Sono troppo vicino. Un traguardo importante oggi, Presidente. Sì, un traguardo storico, non solo importante, colloca Frosinone in un contesto inclusivo che è quello dell'alta velocità, che si caratterizza non solo per circolare in Italia, ma sicuramente in prospettiva in tutta Europa. Quindi sarà un'opportunità per mettere Frosinone al centro di un asse fondamentale del corridoio che parte dalla Scandinavia e arriva fino a Bari. E quindi il fatto che Frosinone sia una posizione baricentrica tra Roma e Napoli fa sì che sia una naturale estensione sia del territorio napoletano che anche di Bari. Parlando di alta velocità, non le sembra che i tempi siano un po' troppo lunghi tra Frosinone e Roma, eccetera? 41 minuti mi sembra un tempo molto lungo. Mi sembra che essendo una deviazione fatta sull'asse centrale dell'alta velocità, mi sembra già un grande successo. Quindi secondo me portiamo a casa un risultato importante, un risultato che in 3 ore e mezza porta a Milano, in 2 ore e mezza collegherà su Bari, Frosinone e soprattutto si darà l'opportunità di collegarsi con Francoforte, con i collegamenti che partono da Milano, su Parigi, su Vienna e su tutte le altre destinazioni europee.